per sacco e per tutti gli sfruttati in terra italiana. Con questo slogan e con la foto del cittadino maliano ucciso a fucilate 2 settimane fa in Calabria, sinistra antagonista, migranti di mestiere, braccianti e lavoratori si sono dati appuntamento oggi in piazza a Roma. Un lungo corteo contro le disuguaglianze sociali, partito da Piazza della Repubblica e sfilato per le strade del centro della capitale. Prima gli sfruttati, c'è scritto sullo striscione disegnato e donato dal fumettista Zero Calcare, che apre lo snodarsi della manifestazione in memoria di Sacco, il bracciante sindacalista USB ucciso sabato 2 giugno nelle campagne attorno a Rosarno mentre cercava in una fabbrica dismessa materiale per costruire una capanna di fortuna. La sua immagine, come quella di altri migranti morti nel nostro paese, è ovunque tra la gente in marcia. Il suo nome viene scandito durante il percorso che si snoda tra tamburi e canti nelle strade della città. Vogliamo diritti per noi, la pacchia non c'è mai stata, gridano le centinaia di manifestanti dell'Unione Sindacale di Base, di Potere al Popolo, dei comunisti italiani, di Sinistra Europea. In comune la volontà di raccontare un'altra Italia, quella degli ultimi, degli esclusi e dimenticati, di chi lavora per pochi euro l'ora e in condizioni disumane. Questo lavoro siamo anche orgogliosi di farlo, perché noi lavoriamo nel terreno dove vanno a fare l'agricoltura, anche a dare da vivere all'Italia, alle persone italiane. Allora siamo anche orgogliosi di avere questo. Ma quando puoi finire e quando questo governo può rispettare questi braccianti? Il corteo finisce a San Giovanni sul Palco, si alternano operai e migranti. L'ultimo a parlare e a chiudere l'evento è Aboubakar Soumarou, il sindacalista che ha guidato le proteste di piazza in Calabria dopo la morte dell'amico Soumaila. Da oggi i braccianti, disoccupati, operai e sfruttati devono stare insieme e cercare risposte, dice, perché lo dobbiamo a Sacco.